Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse, Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna. Che conoscono te l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Pace bene amici e bentrovati in questa quinta domenica dopo Pasqua secondo il rito ambrosiano. Il Vangelo di oggi è il capitolo diciassettesimo, i primi undici versetti del capitolo diciassettesimo di Giovanni. Gesù in questo capitolo fa testamento. E sappiamo che uno fa testamento quando pensa alla fine, o quando si trova ormai al termine della propria vita. Non ha più tempo di scherzare su cose banali e va all'essenziale. E quindi in questo capitolo noi troviamo le cose più essenziali, le cose che più stanno a cuore a Gesù. Innanzitutto è un testamento che viene poi espresso sotto forma di preghiera e questo, come vedremo, non è insignificante. Che cosa chiede Gesù? Che cosa lascia ai suoi? Innanzitutto si rivolge al Padre e dice al Padre: io ti ho glorificato insegnando loro. Quello che tu mi hai dato e mi hai detto. E la gloria consiste nella vita eterna. Io ho insegnato loro la vita eterna, la strada per andare verso la vita eterna. Io sono la via, la verità e la vita. Attraverso di me entreranno. Desiderei che loro, anche loro, entrassero nella vita eterna. È la conclusione che troviamo. In questo brano del Vangelo che abbiamo appena sentito. Padre, ti prego che siano una sola cosa, come io e te siamo una sola cosa. Noi sappiamo che tra il padre e il figlio esiste una perfetta consonanza di intenti, di voleri, di operatività. Ecco, lui si rivolge al padre, al termine di questa sua vita, di questa fase terrena della sua esistenza, ritorna da dove è venuto alla destra del Padre e esprime al Padre questo suo grande desiderio che poi coincide con la volontà del Padre, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, abbiano la vita eterna. Ma in questo frangente Gesù prega in un modo particolare per i suoi discepoli e lascia, intanto che fa testamento e si rivolge al Padre questo suo desiderio che sia una sola cosa, che siano là dove io e te siamo, dove io e te ci ritroveremo. Ecco, mentre esprime questa volontà, questo desiderio al Padre, Gesù lascia ai suoi questo impegno. Vi prego che siano una sola cosa, ti prego Padre che siano una sola cosa, e dice agli Apostoli, vi prego diventate una sola cosa. Se voi siete una sola cosa, gli altri crederanno. Ecco, questo invito, e questo desiderio, e questa preghiera che noi dobbiamo fare nostro in questa domenica quinta di Pasqua, dopo la Pasqua, il Signore ci ha spalancato la vita eterna, ma ci ha anche consegnato la via che è Lui stesso e il comandamento nuovo. Ci ha lasciato come suo desiderio ultimo di tentare, di sforzarci, di essere una sola cosa in Lui facciamo fatica ad intenderci, oggi più che mai, dentro e fuori la Chiesa. E questa fatica, che rimarrà un po' sempre, si attenuerà e diventerà minore, diventerà più piccola, mai insignificante, sempre comunque impegnativa, ma si ridurrà come dimensione, come impegno, come fatica, nella misura in cui noi terremo presenti Lui nella nostra vita. Lui è la via, Lui è il centro e deve essere al centro. Per Lui e verso di Lui dobbiamo coltivare una passione, perché è la passione di Gesù Cristo è il riferimento a Gesù Cristo che non solo ci salva, ma ci unifica. Allora anche noi siamo invitati a rivolgerci al Padre, chiedendo al Padre che diventiamo capaci di essere una sola cosa, per ritrovarci tutti nella vita eterna. Facci bene amici, a risentirci la prossima domenica.